Mini Rece, richiesta per Patreon da Flavio Dionigi, che mi chiede di fare due parole su un film di Sam Raimi, ovvero Il grande e potente Oz. Allora, Il grande e potente Oz di Sam Raimi è un film, chiaramente un prequel del film meraviglioso degli anni 30. E qui si racconta in realtà la storia di come il nostro Oz è arrivato appunto nel mondo fantastico, dove poi finalmente incontrerà Dorothy, però nel film appunto con Judy Garland come protagonista. Qui invece si sta a parlare del film di Oz, quello Il grande e potente, appunto, come ho detto, diretto da Sam Raimi. Sam Raimi dirige questo film, interpretato da James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz e Michelle Williams. Allora, Oscar Dix è, al volo è Oz, questo mago che fa l'illusionista, è lì che fa il suo lavoro del cazzo, naturalmente è il classico donnaiolo, bravo nel suo lavoro ma comunque fallito come mago e tutto il resto, mentre lì arriva un enorme uragano. Lui deve scappare perché ha incornato l'uomo forzuto, monta su questa mongolfiera e viene beccato da questo uragano e spedito appunto nel mondo di Oz, cioè nel mondo di questo mondo fantastico dove regnano due regine, la strega cattiva e la strega buona. James Franco arriva lì e viene scambiato da Mila Kunis, che poi avrà un cambiamento di personaggio incredibile, è scambiato appunto per il mago salvatore della loro terra, e da lì tutto il casino che verrà fuori. Okay, il film è uno dei film più ganzi di questo tipo, un fantasy veramente divertente. Raimi chiaramente sta nel suo, nonostante i suoi tocchi ci siano, perché le scimmie horror, alcuni movimenti di macchina ricordano molte cose di messa in scena, proprio l'Armata delle Tenebre ma fatto con i miliardi. Poi gli attori se la cavano tutti, James Franco con quella faccia da schiaffi è perfetto a fare Oscar Oz, Mila Kunis è di una bellezza stratosferica, e quando subirà il tradimento e diventerà la strega verde, sarà uno spettacolo lo stesso perché reciterà benissimo. Grandissima Rachel Weisz nel ruolo della strega cattiva e grandissima anche Michelle Williams nel ruolo della strega bianca. Il film poi è un'invenzione visiva dietro l'altra, è un film veramente legato al film di Oz originale, forse anche troppo, e questo limita un po' la fantasia di Raimi, che alcune cose devono per forza essere collegate comunque al film che è un sequel ma che è ormai un film di 80 anni fa. Resta il fatto che anche qui, come per il filmone diciamo così di Fleming mi pare di quel periodo, inizia con un bianco e nero fantastico, con un 4/3 classico da cinema anni 30, per poi trasformarsi in una serie di colori incredibili nel mondo di Oz. Un film comunque con un bel ritmo, una bella attenzione, divertente, anche intelligente, un film che andrebbe riscoperto un attimo, e che comunque sicuramente non è l'opera migliore di Sam Raimi, ma che grazie a Sam Raimi diventa un'opera interessante, proprio perché la sua messa in scena non è per niente banale e per niente assolutamente legata per forza al mondo dei bambini. Un film interessante e intrigante che chiaramente non sfiora il grandissimo capolavoro degli anni 30, ma che resta uno dei film più belli fantasy secondo me degli anni 2000. Detto ciò, comunque è odiato un po' da tutti, io invece lo amo, me lo guardo e me lo riguardo perché comunque mi fa tornare bimbo.